ancora in analog, e come dicevo, vi do comunque il benvenuto a questa giornata dedicata all'Open Hardware Day. Questa è la prima edizione, speriamo che non sia l'ultima, questo è un esperimento, ci proviamo, vediamo un pochino come andrà a finire. I presupposti però, a quanto pare, sono ottimi. Abbiamo un pochino cercato in rete, abbiamo navigato, abbiamo controllato, ma per quanto riguarda la tipologia di eventi che ci sono relativamente a questa tematica, a quanto pare rischiamo di essere unici, dato che comunque molti interventi dedicati all'hardware sono più che altro monotematici e magari relativi solamente a un laboratorio, quindi il noto Arduino. Sappiamo tutti che magari oggi c'è anche l'Arduino di lì, però noi decidiamo che invece di limitarci solamente all'Arduino, cerchiamo di fare qualcosa di più complesso, di più aperto, e vediamo insomma come andrà a finire questo esperimento. Prima di iniziare ufficialmente con le danze, ringraziamenti dovuti al Comune di Napoli, che comunque patrocina questa iniziativa, e in particolar modo all'assessorato delle politiche giovanili, innovazioni e innovazione del Comune di Napoli, nella persona dell'assessore Alessandra Clemente. Un altro ringraziamento particolare è dovuto soprattutto a Ilario Franco, che è il referente di questa struttura e ci ha permesso comunque di espletare velocemente tutte le pratiche burocratiche relative insomma allo svolgimento di questo evento. Nel corso della giornata insomma assisterete, per quanto riguarda la parte mattutina, degli interventi. Invece per quanto riguarda il pomeriggio, potete notarlo già perché sui lati della sala ci sono dei banchi, un attimo così, attaccati al muro. Oggi pomeriggio invece ci sarà praticamente una sessione pratica dove ci sarà la mostra messa in esposizione di progetti realizzati dai ragazzi. E volendo essere fiscali, volendo seguire il programma, la prima cosa che c'è fiscale è la presentazione dell'associazione. Come vi dicevo, io faccio parte del NALUG, quindi comincio a presentarvi il NALUG, poi successivamente Filippo presenterà il FAP. Allora, il NALUG, in effetti dovrei leggere la storia, ma è troppo lungo, quindi cercherò di essere breve. È un'associazione culturale il cui obiettivo è quello di diffondere e divulgare il software libero e tutte le tematiche relative alle libertà digitali e a temi sociali anche in un certo peso, come appunto la libertà in rete, la privacy, la sicurezza e tanto altro. Tutto con strumenti open source e tutti legati al mondo del software libero e in particolar modo al sistema operativo Linux. Ci siamo formalizzati come associazione nel lontano 2008, ma forse siamo nati prima, già nei primi 2000 c'erano collettivi autonomi che si facevano chiamare NALUG, ma ci siamo formalizzati nel 2008 e da lì in poi è stato tutto crescendo. Il nostro evento principale, il nostro main event è il Linux Day, che si tiene ogni anno a fine ottobre, e l'ultima edizione si è svolta all'Osservatorio Astronomico di Capo di Monte e abbiamo riscosso davvero un grande successo. E dopo quell'evento ci siamo riuniti e abbiamo pensato, vabbè, vediamo un pochino che cosa dobbiamo fare. Siccome è da un po' di tempo che parliamo anche di hardware, cerchiamo di fare un evento dedicato proprio all'hardware, spostando i concetti del software libero all'hardware libero. Poi ci sarà un primo intervento del nostro Salvatore che vi spiegherà un pochino meglio la definizione di open hardware. Io poi ci tengo tantissimo a sponsorizzare i miei ragazzi, io con un po' di vanto dico miei ragazzi perché sono quello con la tessera più datata. Loro sono delle persone in gabbia che mi accorgere insomma durante la giornata. Questo perché fanno tutto con estrema passione, cioè loro si riuniscono in sabato mattina, studiano, fanno autoformazione su tematiche comunque importanti, ed è bellissimo perché loro in pratica prendono la loro passione, la trasformano in un gioco, ma quel gioco poi dopo sarà il loro lavoro, quindi tecnicamente hanno vinto, perché non c'è niente di più bello di fare per lavoro delle cose che hanno. E insomma viene accorgendo durante la giornata, sono sicuro che non vi deluderanno. Passo la parola comunque a Filippo del Fab Lab, che vi presenterà comunque la sua associazione con la quale abbiamo realizzato questo evento. Grazie Marco per la parola. Allora, io sono uno dei soci fondatori del Fab Lab Napoli. La sede fisica dell'associazione si trova al piano di sotto, quindi magari nella pausa pranzo possiamo anche aprire una finestra di un quarto d'ora, mezz'oretta per visitare gli spazi. Come diceva Marco, mentre NALUG si occupa di promuovere
software libero, noi diciamo in un certo qual senso ci occupiamo di promuovere, cioè dare la possibilità di accedere a degli strumenti di prototipazione, quali possono essere strumenti sia software che hardware, quindi un laboratorio condiviso dove ci sono delle macchine a basso costo, sostanzialmente stampanti 3D, pesatrici, scanner fatti con la Kinect, quindi tutta una serie di strumenti di fabbricazione digitale con cui è possibile realizzare oggetti fisici. Chiaramente nel realizzare, cioè cosa ci ha portato a formare questo collettivo? La nostra passione in qualche modo, io amo credere di poter fare da grande l'inventore, quindi pensare degli oggetti, prototiparli e poi, se raccolgono un certo successo sia tra gli amici sia da potenziali investitori, provare a fare un'azienda, provare a vivere di quel prodotto, di quell'idea. Ecco, nel laboratorio si realizzano prototipi mediante tecnologie a basso costo, mediante strumenti open source e soprattutto mediante la collaborazione con le persone, perché lo stare insieme ci consente di accelerare tutta una serie di problematiche. Quindi si hanno persone che hanno delle conoscenze sui materiali, altre persone che hanno conoscenze su delle tecniche di prototipazione e su, magari ci danno già in fase di prototipazione dei consigli su come pensare l'oggetto in modo tale da essere facilmente producibile. Quindi tutta una serie, quindi la nostra sfera di sperimentazione e di confronto riguarda tutti questi approcci alla produzione snella, alla prototipazione rapida e tutto ciò che concerne questo tipo di attività. L'associazione è nata nel 2003, quindi da un paio d'anni, però siamo molto attivi sul territorio, infatti non so, sicuramente io qualche faccia conosciuta, qualcuno forse ci conosce, ha mai sentito parlare di noi? Giusto per... ok, qualcuno... c'è anche qualche associato, quindi niente che dire, penso di aver dato un po' l'idea del... Sì, io dopo vi farò una breve presentazione su Arduino, quindi una presentazione di base su come è fatta la scheda, faremo insieme uno sketch, quindi per chi di voi non ha mai visto uno sketch di Arduino, il codice, vedremo insieme come accendere e spegnere un LED, il classico esercizio numero zero che si fa quando ci si interfaccia con questo tipo di hardware. Va bene, allora ci vediamo dopo, intanto ripasso il microfono a Marco che ci permette.